3, 2, 1, balla tuo cuerpo allegria. Sì, allora mi dà un crispy bacon king BBQ. Double chicken BBQ? No, crispy Mac King o bacon king BBQ, per favore. 1350 euro, ragazzi, procedi all'ordine. Meno 3, meno 2, meno 1. In questo nuovissimo video non sono solo, ma per la prima volta vi porto la mia ragazza di Fortnite, Erika05. Ciao Erika, come stai? Ciao, tutto bene. Bene, bene, bene. Allora, vuoi dire un po' come ci siamo conosciuti? Vuoi raccontare la storia? Sì, sì. Che devo dire? Va bene Erika, dai, ci penso io, lascia stare. Allora, io ed Erika dovete capire che ci siamo incontrati in una cenetta romantica al ristorante di Tilted Towers. Poi io le ho mandato la richiesta di amicizia, lei l'ha accettata. E va bene, è scoppiato l'amore. Confermi? Sì, confermo. Ma meno male, ci manca solo che mi lascia in diretta. Vi spiego brevemente cosa dobbiamo fare, perché secondo me non lo sa neanche la mia ragazza di Fortnite, Erika05. Ogni morte lei mi dovrà dire una sfida da fare e io sarò obbligato, Erika, a dirti sì per 24 ore. Quindi per tutta questa giornata tu mi potrai comandare. Sei felice? Dai, dillo. Sì, sì, felicissima. Perfetto, non è che poi beh, le altre giornate non mi comandi, perché sempre puntualmente mi devi dire delle robe da fare. E rimetti in ordine la stanza e fai quello e mi raccomando fatti i compiti. Erika, ma lo sai che tu sei una grandissima rompiscatole? Ah, addirittura. Sì, sì, va bene. Comunque, dai, presentati ai nostri fan. Vuoi dire un po' quanti anni hai, dove vivi? Oggi ho 7 anni e sono di Perugia. Oh, Perugia, una bellissima città. Dove cavolo è Perugia? Va bene, eccoci qua. Allora, Erika, sono atterrato, è arrivato l'autobus. Mi sto buttando a pinnacoli pendenti, sei d'accordo? Va bene, posso buttarmi qui? Sì, sì. Perfetto, perfetto. Tu mi stai guardando giocare, giusto? Perché ti ho fatto la condivisione schermo su Discord, quindi mi stai vedendo. Sì, certo. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo un po'. Io ve lo dico, raga, secondo me giocherò veramente, veramente male. Però, Erika, facciamo una cosa. Ora, ogni morte mi dovrai dire una cosa da fare, io sarò obbligato a dirti sì proprio a tutto quello che mi dirai. Però, ora dimmi se accetti. Se io riesco a fare vittoria reale a questo primo tentativo, tu, se io dico bene proprio tu, sì, proprio tu mi dovrai dirmi di sì per 24 ore a me. Quindi si ribalterà la challenge, sei d'accordo? Ok, va bene, d'accordo. Ma come va bene? Guarda che ti farò fare delle robe assurde, eh. Non dirmi va bene perché te ne pentirai. Io te lo dico, non è che... Allora, intanto non sto trovando nessun nemico. Sto utilizzando la skin della bananita. Che ne pensi? Va bene? È troppo da tryharder? È un po' da nabetti? No, no, va bene. Ok, ok. In caso per le prossime partite la cambiamo. Senti, intanto io ti dico, siccome mi sento che morirò presto, comincio a pensare già alla prima penitenza. Perché tanto lo sai che i fan vogliono vedermi torturato da te. Quindi dai, pensa alla prima penitenza. Anzi, spoileracci un po', mi puoi dire cosa sarà la prima penitenza, ti prego? Ma non lo so, vorrei tenerti sulle spine. Ma proprio non mi puoi dire un pizzichino, una roba? Me lo puoi accennare? No, no. Ok. Un nemico! Sì! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Brutto, brutta pesca, brutta pesca! Erika. Poi. Erika. Mi ha ucciso! Ah, che cavolo! Senti, dimmi la prima penitenza. Dai, sono pronto a tutto. Una roba, me le dici di Fortnite? Cioè, oppure riguardano proprio la vita reale? E quindi pure che mi dici scala il Monte Everest lo devi fare? Sì, sai che ti dico scala il Monte Everest. Senti, ora non scherzare perché mi stai facendo arrabbiare seriamente. Dai, dimmi sta prima penitenza, dai. Va bene, va bene, fammi pensare. Già hai fame? Perché mi chiedi se ho fame? Pronto, Erika? Perché mi chiedi se ho fame? Niente, perché comunque si sta avvicinando l'ora di pranzo. È vero, brava, brava, bravissima. Quindi tu sei interessata al mio pancino? Beh sì, effettivamente ho molta fame. Senti, ma non è che mi potresti obbligare a mangiarmi la carbonara? No, no, esci di casa e... aspetta, esci di casa cosa? Sto registrando. Vabbè, continua, finisci sta cazzarola di penitenza. Esci di casa e ordina una piadina kebab che dovrei mangiare in meno di un minuto.
non ho capito. Io devo uscire di casa e ordinare una piadina kebab e la devo finire. Allora, la piadina kebab me la mangio, ma cioè, tu sai che finirla in meno di un minuto è impossibile. Chi è che la finisce in 59 secondi? Cioè, al massimo se mi impegno in 5, cioè, proprio in meno di un minuto mi devo cronometrare? Sì. Va bene, vado Erika, sto arrivando. Ragazzi, andiamo okay. A comprare la piadina kebab. E voilà, je suis felice, sui carlo croquet con baciule. Ma che cavolo sto dicendo? Ho fatto una piadina ed è venuta pure brutta, guarda. Senti Erika, la devi finire. Tu non sei più la mia fidanzata, lo dico ufficialmente, da ora sono single. Guardate un po', lo vedete? Questa è la mia piadina e questa è la mia faccia, sono uguali. Una bella piadina, potete notare, del bellissimo kebab di tacchino con alcune bruciature direttamente provenienti dal Madagascar. È una piadina popole. Come se non bastasse, la mia fidanzatina mi ha detto che devo provare a finirla in un minuto. Di conseguenza, noi non variamo, come vedete c'è il timer, lo metto qui, tanto appena finisce lui suonerà, la suonerei al massimo, quindi non vi assicuro che riuscirò a finirla, però beh, vediamo. Io sono pronto, prendiamo la piadina e allora meno 3, meno 2, meno 1, che inizi la sfida. Metto un minuto e 5 perché è il tempo di prepararmi, ok. Il cronometro è partito, buona fortuna a me, un minuto da adesso! Io devo buttare giù! Ah, ci sono, non sono sicuro di faccia, eh! Però è buonissima, grazie fidanzata! Che bello di tacchino! La prima penitenza è stata qualcosa di fuori dal normale. Però, allora Erika, io intanto sai che ti dico, ti muto perché tu mi fai distrarre. Quindi adesso mi impegno seriamente perché non mi farai fare più nessuna penitenza. Io te lo dico, adesso farò vittoria reale io e dovrei fare tutto quello che ti dirò. Tu non mi comanderai più. No, non è vero, morirò subito. Riatterriamo a Pinnacoli Pendenti e vediamo cosa ne viene fuori. Mannaggia a me e a quando ho deciso di fare sto video. In che guai mi sono cacciato. Ok, eccoci qui. Siamo arrivati a Crocevia. In realtà volevo atterrare a Pinnacoli Pendenti, però lasciate perdere. Quello che dico io è un po' strano. Ma cosa c'entra? Allora, sono in super ansia. Pensate un po', mettetemi nei miei panni. Immagina che sei obbligato a fare tutto quello che ti dice la tua ragazza per un giorno intero. Allora, io sono sicuro che veramente sareste in difficoltà un po' come me. Quindi, allora, eccoci qua. Penso che non ci sia nessuno. No, in realtà non è vero. Mi sa che qui è pieno di gente. Non so se vedete, hanno riattivato le build. Eccoti, ti ho trovato. Vieni qui. E niente, non lo riesco a prendere. E salta. Eccoti qui, bello bro. Erika, cosa dici Erika? Guarda che se faccio vittoria reale ti rovino. Sei veramente rovinata. Ecco, le guardie quelle mi spaventano, Effettivamente quelle sono molto pericolose. Eccolo. Bello bro, anzi a te ti piccono, sai. A te proprio a piccone. A te a piccone, bro, a piccone, via. Ne abbiamo un altro. Bello. No, ti prego, guardate che non vale, raga. Ok, killato anche l'altro. Bellissimo. Devo dire che me la sto gestendo proprio bene. Mi raccomando, lascia un bel like. Da dietro c'ho 3 di vita, te lo dico. Ah, piazziamo questo che è tipo uno scudo assurdo. Ed anche qui. Ma non è che girano. Guardate, non mi prendono. Bello. Oh. Via. Cioè, raga, se devo morire dalle guardie e non dai player, mi incazzo veramente, Barili, grazie, mi avete salvato la vita. Ma che cavolo spari, fatti lo scudo. Bravo. Eccolo qui, ci siamo. Anche un medikit. Raga, guardate cosa. Mamma mia! Ho trovato un pesce ratto. Ma questo è un nuovo pesce che hanno messo. Se lo mangio, che fa? Wow, guardate! Ho attivato gli infrarossi su Fortnite. È bellissimo. Vieni qui, il pesce ratto. Ah, no, ho ucciso il pesce ratto. Chi sia stato non si sa. Forse è stata la banana. La banana? Ok, forse era meglio non dirla questa. Guardie, io sono una vostra alleata. Mi chiamo Banana Bananosa. Eccovi qui. E allora, e voilà, le gesofè. Allora, amici, io mi chiamo Giuseppe e sono un bravo ragazzo. Allora, io vorrei capire come si fa ad arruolarsi per diventare guardia, d'accordo? Io vorrei capire come si fa, perché se me lo dite, io mi arruolo e divento... No, non mi killate. Stavo scherzando. Ragazzi, ci muoio dalle guardie, mi arrabbio che veramente... Io voglio arruolarmi, non voglio morire. Io voglio arruolarmi.
Mi ha killato la guardia. Erika, ti prego, non farmi fare nessuna penitenza. Devo fare la penitenza. Ok, vai, dimmi la seconda. Allora, sì? Adesso comprati un cellulare o una PlayStation su Amazon. Beh, io ho già un cellulare. Devo ricomprarlo? Sì, ho già sì. Una PlayStation, ho la PS. Devo ricomprarli due. Ma che mi servono? Vabbè, almeno. Così, per magari... sperperare, dico bene. Tu giustamente non sai che farmi fare, quindi butto 500 euro, 700 euro, giusto? Confermi? Giusto, confermo. Va bene, facciamo l'ordine da Amazon. Io sto per diventare povero ufficialmente, perché dovete capire che i miei pochissimi risparmi che ho li sto tutti per buttare su Amazon. Sì, li sto dando al proprietario di Amazon, a Jeff Bezos. Ma magari fossi io Jeff Bezos, perché la mia fidanzata Erika mi ha detto che devo acquistare un telefono ed una PS4, perché dovete sapere che lei ha un fratello. Intanto questa è la mia postazione, quindi penso che il telefono sia per lei e la PS4, beh, per il fratellino, che sicuramente non se la può permettere, insomma. Quindi cosa faremo? Butterò tutti i miei risparmi. Mannaggia a me e a quando ho deciso di fare questo video. Io non sto scherzando. Allora, detto ciò, quello che dobbiamo fare è andare su Amazon. Allora, chiaramente registrerò pure lo schermo, così vi faccio vedere tutto. Vi chiedo perdono per l'inquadratura. Pregherei a chiunque stia mandando il video, non so chi, di insomma, dare comunque un po' un senso a questo video, anche se questo video un senso non ce l'ha. Vasco Rossi, voglio trovare. Per prima cosa bisogna andare su Amazon. Come vedete lì abbiamo la schermata di Twitch, YouTube, e vedere un iPhone 13. Eccoci qui, quindi. Poi scendiamo sotto, scorriamo. Non ci posso credere, sono tutti super cari. Beh, penso che per risparmiare, dato che questo costa 1240, prenderò questo da 829 euro. Devo dire alla grande. Oh, ti vuoi caricare? Aspettate, raga, proviamo a fare il refresh della pagina. Eccolo qui, perfetto. Clicchiamo subito aggiungi al carrello. Aspettate, ve lo faccio immediatamente vedere. Dov'è? Oh, eccolo qui, aggiungi al carrello. Perfetto. Eccolo, raga, guardate un po', abbiamo il carrello. Aggiungi copertura? Direi proprio di no. No, grazie, perfetto, eccolo qui. Ma sapete che vi dico? Mettiamogli pure delle Apple AirPods, perfetto. E poi prendiamo la PS4. Ok, si è caricata la schermata. Direi che 12 euro? Non è possibile 12 euro una PlayStation 4, raga. Penso che non ce ne siano più. Allora, questa qui, PlayStation 4, 11 tera, quant'è che? 340 euro, accipicchia. Quindi, andiamo qui, perfetto, aggiungi al carrello, ed eccola qui, anche la PS4. Vi faccio vedere il carrello, abbiamo PlayStation 4 da 11 tera, novità Apple AirPods e iPhone 13 da 128 giga, per un totale di 1350 euro. Ragazzi, procedi all'ordine, meno 3, meno 2, meno 1. Procedi all'ordine. Qui c'è la mia carta, perfetto. Modalità di pagamento, indirizzo di consegna non ve lo farò mai vedere. Acquisto ora, 3, 2, 1, boom. 1350 euro, guardate, aspetto con voi in diretta che carica. Aspettate, boom, eccolo qui. Ordine effettuato, grazie. Mamma mia, consegna prevista tra il 9 e il 19 maggio. Oh cavolo, let's go. Questa penitenza è stata veramente molto dispendiosa, dato che, beh, ho appena consumato e sperperato, buttato all'aria proprio tutti i miei risparmi. Però non è il caso di soffermarci molto su sta roba. Ho appena speso 800 euro per una PlayStation ed un telefono, però va bene. Allora, qui vedo subito dei nemici. Come vedete siamo atterrati a bobine e brulle. Il perché non lo so neanche io in realtà. Eccolo qui, bello, bello, bello. Vieni qui. Allora, io se riesco a fare anche solo una vittoria reale sono a posto, così posso veramente controllare Erika per 24 ore, altrimenti per 24 ore devo continuare a fare quello che mi dice lei. È veramente un po', raga, una pazzerella, perché non mi aspettavo che insomma, che mi diceva di fare tutte ste robe. Allora, lì c'è gente che mi spara, d'accordo, 80 player rimasti. Sento qualcuno qui, eccolo, eccolo, eccolo. Via, muori. Io ho un problema, inizio le partite alla Wow, let's go, no scoop baby. Allora Erika, guarda, dopo questa veramente, ragazza mia, fidanzatina mia, devi fare tutto quello che ti dico, altro che per 24 ore, per un mese intero. Cioè, ma sono un pro player in no scoop, non ci posso credere, assurdo. Allora, tra l'altro lì ho visto anche un player venire da là. Allora, vediamo. Mi devo shieldare, delle bende non ci sono, vero? No,
Ah sì, abbiamo un medikit alla grande. Un bel fucile a pompa epico, quindi facciamoci sto medikit e andiamo a killarlo. Ci siamo medicati, un po' come in infermeria. Io sono il banano infermiere, chiamatemi dottor banano. Sì, pronto dottor banano, avrei bisogno una cura. Sì, si mangi 3 banane al giorno. C'era uno qui, c'era un tizio. Oh, ah brutto de nonna, cioè ah bello de nonna. Vieni qua, bello de nonna. Bello de tuzia. Ma che c'entra tuzia? Non c'entra proprio un corno tuzia, fra. Non c'è nessuno, raga. Ci sono solo delle guardie. Player non ce n'è più. Mi sa che è arrivato il momento di andarcene. Oh oh! Ho perso quasi tutta la vita. Devo dire che sono veramente uno stupido. Sono un pesce. Sono un pesce secco. Anzi, un pesce umido, veramente. Ok, lì c'è uno. Spara. No. Sono un cretino. Sono un cretino. Mo mi killa. Mo mi killa. Volete vedere? Ok, non è vero. Killato. All the candy, tutte le caramelle dammele a me. Sì, oh yeah, oh sì. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Allora, già dopo le 2 prime penitenze, riassumendo, la prima è stata mangia una piedina kebab in meno di un minuto, e quella era una pazzia. La seconda, ancora più pazza, è stata di spendere centinaia di euro tutto quello che avevo sulla carta, praticamente. Eccolo qui, ma se io ti facessi esplodere letteralmente, tu che ne dici? Ti piacerebbe come idea? Se facessi saltare all'aria il benzinaio. No, non penso. Bello. Se n'è andato. Va bene. Dimmi, Erika, che cacchio devo fare? Come terza penitenza, sì. Chiama una pizzeria di Napoli. Ah, aspetta, ma io sono in Sicilia. Vabbè. Niente, che devo fare? Mi posso ordinare una pizza con le patatine fritte almeno? Patatine fritte e salame piccante, che ne pensi? No, perché no. Devi prendere la pizza con ananas e uva passa. Ah, non ho capito. Vuoi dire la pizza con le patatine fritte è un'altra cosa, giusto? Ho capito bene. No, hai capito male. Ah, ananas e uva passa. Ma lo sai che probabilmente prenderò una denuncia da tutti i pizzaioli del mondo, vero? Sì. Va bene, vado subito. Ragazzi, si mangia? Sì, perché la mia ragazza Erika mi ha obbligato a fare una cosa che non va fatta, perché effettivamente fai perdere tempo alla gente che sta lì per lavorare. Poverini, io devo andare al McDonald's e ordinare il Burger King. Cioè, questo vuol dire che intanto mi farò prendere a botte, ma questo è poco ma sicuro. Per esempio, io arrivo lì e dico: buonasera, voglio ordinare un Bacon King BBQ, però sono al McDonald's. Venite con me, mi raccomando, lasciate like, spolliciate, perché veramente quello che sto facendo è una candid camera. È proprio una candid camera, dai, andiamo. Andiamo ad ordinare il Burger King al McDonald's. Chiudiamo. E voilà. Scendiamo le scale. Ora cado a terra, sicuro. Amici, siamo al McDonald's e siamo con Philly che ci riprenderà. Cosa prendiamo, Philly? Un Bacon King BBQ o un Crispy Mac King? Ma siamo al McDonald's, sì, lo so, però questa è la penitenza della mia ragazza. Io dopo questo video sarò single, ve lo dico, quindi tieni, Philly, prendi la telecamera e riprendimi l'operatore che si incazzerà. Oh, cavolo. Guarda, è un po' regolare. Sì, anche queste qui nel display vanno bene. Vuole Grand Crispy Chicken Bacon? No, un Bacon King BBQ. Allora, King qua non c'è, non c'è Burger King. Ah, sì, e allora mi dà 9 Chicken McNuggets, mi ero confuso, okay. Mi scusi. Nuggets da 9, non mangio 3 salse, ketchup con maionese? Maionese, era un atteggiamento un po' goliardico, mi scusi. È il tempo della quarta sfida. Oh, non è il tempo della quarta sfida, mamma. Ok, eccolo qui. Prendiamo subito un'arma e andiamolo immediatamente a killare. Vieni qua, bro, vieni qua che tu te ne vedrai proprio. Te ne vedrai una cosa che tu non puoi capire quando la vedi, che dici che la cosa è una cosa veramente bella. Cosa ho detto? Eccolo qui. Vai. Sì. No, ma che sì, altro che, mi ha appena killato sto tizio, altro che... Oh, bella, ti prego, almeno questa volta posso fare una vittoria reale. Cioè, mi ha pure mandato a ballare la Macarena. Balla tu cuerpo allegria, Macarena, te sento tu cuerpo allegria e cosa buona. Al balcone davanti a tutti, io veramente mi sto incavolando per non dire un'altra roba. Veramente. Dai, dottor Banano, prendi qualche arma. Questa è una bellissima chest, ok. Ma sentite, se io me la camperassi, però non sarebbe divertente, vero? Eccolo qui. Bello. Ciao Tom Holland, dimmelo reggaeton. E un altro l'abbiamo lì. Mis amigos che son mala influencia. Stonato come la morte. Ok, eccolo qui. Bello, ciao Daniel Smith. È stato bello, hasta la vista, hasta luego. Mami, che golazo.
alla grande. E direi che i nemici ancora, cioè, ma veramente, io sono un tryhard, raga, li sto killando tutti, però poi... Eccolo. Vaffanculo, amore mio, ti voglio bene, ti amo. Erika, tesoruccio, dimmi l'ultima penitenza da fare, amore mio, che sono molto contento, ti amo. Adesso... Sì, questa è l'ultima penitenza, ti ricordo, fortunatamente, perché oggi mi hai quasi ucciso. Guarda, ci manca solo che mi dici seppellisciti vivo, guarda, è la stessa cosa, dai, parla, dai. Sì. Allora, quindi adesso voglio metterti in imbarazzo. Sì, perché prima non mi messa in imbarazzo. Quindi... Dimmi. Quindi devi uscire dal balcone di casa e ballare la Macarena davanti a tutti. Ho capito, esci dal balcone di casa e prendi aria, vuoi dire, giusto? No. Devi uscire e ballare la Macarena da ogni c'è tutti. La canzone che fa Baila tu cuerpo, allegria, Macarena. Cioè quella lì. Sì, quella. Quella dei balli di gruppo. I balli di gruppo, esatto. Magari la canto pure ad alta voce davanti a tutto il vicinato. Sì, dai, cantala pure. Va bene, dopo questa però te lo dico, tu non sei più la mia ragazza. Mi sai, dopo questa ti lascio definitivamente. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che devo fare. Tu cosa avresti fatto? Dimmelo un po', perché sono veramente in difficoltà. Bene, io non ce la faccio più. Io lo devo dire e lo dico. Resterò single. Però ok, questa è una casa. E adesso andiamo a ballare la Macarena, perché oggi ho una voglia matta di ballare la Macarena. Fili, per favore, seguimi, vorrei, questo non è un room tour, ci tengo a dirlo, guardate un po', ciao Fili, buonasera, succedono robe, ok, va benissimo, allora andiamo nel balcone, prego Fili, vieni, perché la penitenza era di guardare e ballare la Macarena dal balcone. Mi hanno appena comunicato dalla regia che ho sbagliato il balcone, venite, prego, balliamo la Macarena, ok, eccoci qui, benissimo. Eccoci qui, signori. Raga, io vi faccio vedere il panorama, perché effettivamente dovete capire che un po' è vergognosa questa cosa. Cioè, guardate qui quante macchine ci sono. Tutte queste mi vedranno ballare la Macarena e mi sentiranno. Passano in continuazione. Tieni, Fili. Ok, ci siamo, 3, 2, 1. Baila tu cuerpo, allegria, Macarena. Nanna, allegria, cosa buena. Baila tu cuerpo, allegria, Macarena. Macarena. Balla tu cuerpo, allegria, Macarena. Io ti lascio, Erika. Tattene via, Macarena. Scusate.